Con Giulio, il nostro esperto non solo dei giovanissimi dell'Inter, del calcio giovanile dell'Inter, alla scoperta dei futuri talenti, ma oggi anche tante tante scoperte e tanti approfondimenti iniziali, poi porteremo avanti quando torneremo al calcio normale giocato, anche il discorso di Inter Women. Ciao Giulio, io bevo il caffè. Ciao Fabio, ciao a tutti. Raccontaci tutti, Giulio, tutti, Bene, tutto. allora partirei col parlare un attimo del nostro Inter femminile, squadra che a tutti gli effetti si chiama Inter dall'anno scorso, dall'ottobre 2018, perché prima esisteva una società femminile dal 2007 con nome Inter, ma non era di proprietà dell'FC Internazionale, aveva solo il nome e i colori. Che la moglie, l'ex moglie di Beppe Baresi e Natalia Bue aveva chiesto di ottenere a Moratti di giocare con la maglia dell'Inter e con i colori e prendere il nome Inter, perché esisteva una società dagli anni 80 chiamata Le Azzurre, che poi dal 2007-8 prese il nome dell'Inter e dal 2009-10, fondendosi con un'altra società, si chiamò Associazione Calcistica Sportiva Dilettantistica Inter Femminile Milano. Però l'Inter a tutti gli effetti nasce nel 2018 con Ah, non sapevo tutte l'organizzazione queste. del titolo sportivo, Ah, quindi nasce il 2018, ok. sì, quando già militava in Serie B, a campionato iniziato, è diventata FC Inter, infatti il presidente adesso è Zang e tutti i dirigenti nerazzurri. Ah, ok. È cambiato tutto, diciamo, da quell'anno lì, dal 2018, perché lo stadio è diventato dal campo di Sedriano, lo stadio Chinetti di Sobiate Arno, che comunque ha più di 4.000 posti, che stiamo usando da quest'anno con la promozione in Serie A, perché l'anno scorso, con la stagione in Serie B con nome Inter, abbiamo raggiunto una promozione storica perché abbiamo vinto 21 partite, pareggiata una e 0 perse. Quindi una stagione incredibile, promosse in anticipo, eccetera. E l'allenatore, però, e molte giocatrici sono state cambiate inspiegabilmente. Cioè l'allenatore, che era Sebastian Della Fuente, che tra l'altro è cognato di Zanetti perché è il fratello della moglie, sì, quindi c'è un legame particolare con lui. È stato, tra virgolette, declassato in primavera, cioè adesso lei è la primavera femminile. E per un campionato così straordinario meritava, secondo me, la conferma. Ma Poi come il mai? successo. Cosa? Strano, no? Come mai? Sì, è strano, anche penso le giocatrici si siano stupite perché dico, fai una cosa così straordinaria e poi cambi il allenatore, cambi quasi tutto. D'altronde è stata una scelta così, è stato preso Attilio Sorbi, che comunque è un allenatore molto, molto esperto, che aveva fatto il vice della Milena Bertolini dell'Italia, ai mondiali anche, quindi era già in nazionale, eccetera, è stato preso lui. E Ah, ok. quindi c'è anche un legame abbastanza stretto con la nazionale. Infatti il nutrizionista, per esempio, molto bravo, è anche quello della nazionale, quello dell'Inter femminile. Natale Gentile è anche quello della nazionale, ci sono delle figure in comune. Ah, ok. E quindi questo in realtà non è il primo anno in Serie A, perché già nel 2013-14, quando ancora si chiamava ASD femminile, Inter Milano c'era stata una promozione, però seguita subito dalla retrocessione. Diciamo che per la maggior parte degli anni abbiamo giocato in Serie B. E anche Serie B, quest'anno Serie B. Serie B. Quindi l'Inter è stata in Serie B, ma solo il femminile. Beh, ma il Diciamo calcio che femminile è appena nato. Aspetta, no, non ti volevo sì. interrompere, però volevo fare 5 minuti qui e invece altri 5 su Oristano. Allora, volevo dirti una cosa. Il calcio femminile, secondo te, è già pronto per essere commentato? Ho visto che anche Sky se ne occupa. O secondo te, cioè, ormai a tutti gli effetti è l'Inter femminile. Questo ha fatto fare un salto di qualità, secondo te? Sì, allora, secondo me la strada è ancora un po' lunga, nel senso che adesso Sky ha cominciato a prendere due partite a giornata, diciamo le più importanti, mentre quasi tutte sono su, cioè tutte sono su Team Vision, quindi vabbè, siamo a un livello ancora prematuro, secondo me, per parlare di livello maschile. Ricordiamo che le ragazze sono ancora considerate dilettanti, cioè siamo verso il professionismo, mentre in altri paesi
sono già professionisti in Italia, si stanno facendo dei passi in avanti, ma è ancora un po' presto. Ah. Basti pensare, ai biglietti per le partite costano 5 euro, cioè devono girare molti più soldi. Certo. Perché le cose cambino. E penso che tra un paio d'anni magari riusciamo ad avere dei diritti maggiori, perché comunque le ragazze... Quindi l'Inter, quando l'Inter femminile, quando tornerà, beh, si arriveranno, sì, l'Inter tornerà a giocare, giocano a Solbiate? Sì, in casa giocano allo stadio di Solbiate, mentre si allenano a Interello. Tra l'altro il campionato potrebbe concludersi, adesso non si è ancora capito bene, ma l'idea è di portarlo a conclusione, perché comunque mancano poche giornate, sono 12 squadre, non è la Serie A 20. Ah, ok. Quindi eravamo già alla sedicesima, quindi mancano 7-8 adesso. Secondo me si può finire. Guarda, Giulio, io direi di interrompere qua, perché hai spiegato benissimo, complimenti, come siamo nati come Inter, come ci chiamavamo, questa cosa del fratello della moglie di Zanetti, che si chiama Paola, mi pare, la moglie del capitano. Esatto, tutte queste cose interessanti, anche col discorso legato al nutrizionista nazionale, quante squadre sono, perché riprendono, dove giocano, dove si allenano, e poi se ci chiederanno altro, magari lo mettiamo anche per iscritto nella descrizione del video. Ora mi butterei su Gaetano Liftano. Sì, ho scelto lui perché secondo me è il talento più puro che abbiamo nelle nostre giovanili, al di là di Spolto, che ormai è già in prima squadra, ma... Esatto, io so che tu stravedi, ma lui ha fatto già qualche apparizione in prima squadra, come è successo, nessuna? Neanche in panca? Quest'anno no, neanche in panca, mi pare, perché ha avuto diversi infortuni, cioè quest'anno è stato un po' sfortunato. Ha iniziato benissimo con l'esordio con gol e assist in primavera contro il Pescara, e anche esordio con gol nella Youth League, ha fatto 4 partite e 3 gol. Poi si è fatto male, vabbè, a ottobre ha fatto dei buonissimi mondiali, dove ha fatto anche un gol assurdo da 30 metri su punizione, che è stato inserito nella top 10 dei più bei gol. Poi non ha vinto come primo posto. Questo me lo ricordo, che era uscito. Ma scusa, raccontaci le caratteristiche di questo calciatore. Sì. Allora, è un trequartista puro. Mancino, e può giocare anche in altri ruoli d'attacco, per esempio come seconda punta o anche come partner attacco a due, come punta centrale, però diciamo il suo ruolo è il trequartista. Certo. Poi a volte è stato anche messo come mezzala, come centrocampista, anche un po' più indietro, cioè si adatta bene un po' a tutti i ruoli. Il suo pure trequartista, è molto bravo nel dribbling, nella conduzione palla, nei calci da fermo, perché comunque a parte le punizioni, anche gli assist su angolo sono importanti nel calcio. E poi chi ricorda come calciatore? Perché tu mi dici trequartista puro, poi mi dici mezzala, avrà il passo del dribbling, chi può ricordare? Sai che mi è venuto in mente uno della Juve, che è Kulusevski, ma perché me lo stavi descrivendo? Quando mi hai detto mezzala... A me nell'Inter recente mi ricorda un po' Rafinha, però molti lo paragonano a Recoba. Beh, Rafinha però era anche molto rifinitore ultimo passaggio, C'era uno che sta... Allora anche... È più offensivo magari. Adesso... Poi lui dice di ispirarsi a Messi, come ovviamente nei dribbling, essendo mancino ed essendo molto bravo nei tiri anche da fuori, insomma, Messi tutti. Lui l'ha sempre detto. E poi stravede per sensi nella nostra Inter attuale, ha detto che si ispira anche a sensi. E bravo anche nel cambiare la partita a gara iniziata, perché lui spesso entra dalla panchina tipo al 65esimo, 70esimo, e poi ti fa magari la punizione, ti fa l'assist decisivo, ti cambia le partite. Lui spesso è partito da fuori, anche ai mondiali entrava a tre quarti di partita e poi la cambiava. Quindi siamo a 10 minuti, ti lascio la chiusura. Grande promessa, giro nazionale, gol belli. Il ruolo l'abbiamo definito, secondo te può aggregarsi quest'estate nell'eventuale preparazione, eccetera, se mai ci sarà una pseudo preparazione tra una fine e un inizio che saranno avvicinati, o dovremo aspettare ancora magari un anno? No, secondo
Lui di che anno è? Lui è 2002, esatto, deve fare ancora 18 anni perché è di settembre. Come Sebastiano Esposito, ok. E ha vinto con l'Inter già due scudetti di fila, perché segnando anche in finale, cioè già, secondo me, è pronto per... A te piace, insomma? A me piace troppo, poi sarò di parte, però glielo ho anche detto in privato che stravedo. E secondo me sarà un pilastro dell'Inter, magari non del immediato futuro, però con qualche prestito così poi sarà pronto. Ed è un po' crescere a livello fisico, perché secondo me è un po' gracile rispetto ad altri, e nell'uso del piede destro, perché è tutto mancino. Certo. Però ha delle qualità incredibili e penso che possa far bene con noi. Andiamo a vederlo insieme. Io ti ringrazio anche per la copertina. E al prossimo video, questa volta lo decidiamo insieme, perché io aspetterei di vedere che cosa succede domani con questo calcio che rinizia, che da me verrà considerato, lo dico già, solamente una sgambata estiva, però così ci tiene aggiornato e vediamo se riprendono anche il calcio dei giovani e il calcio femminile. Ok, se vuoi salutare, se vuoi fare pubblicità per il tuo profilo, fallo, che poi mando il video in onda. Sì, niente, invito tutti a seguirmi sulla mia pagina Instagram, Inter Unico Grande Amore. Si parla di Inter prima squadra, giovanile, femminile, un po' tutto quello che riguarda il mondo nell'azzurro. E iscriviti al canale di Fabio, che merita. Grazie Giulio. Buona giornata, alla prossima. Mandami tutto, che io metto tutto in descrizione come sempre, ok? Ok, perfetto. Ciao. Grazie. Giulio, sei un grande. Poi andiamo insieme a vederli, certo. Ciao. Certo, ciao. Ciao.